che in questo momento ci sia un conflitto aperto tra la politica, tra una parte della politica e la magistratura, una parte della politica che considera con preoccupazione, che vede con preoccupazione il protagonismo di una magistratura che io non credo abbia voglia di essere protagonista, ma è piuttosto costretta ad essere protagonista. E tenga conto anche di un fatto: la circostanza che in un momento così difficile per il Paese, di crisi economica drammatica, si parla per l'anno prossimo di 2 milioni di disoccupati in Italia, la circostanza che in questo contesto il dibattito politico e le pagine dei giornali siano occupate per larghissima parte dal problema di riformare la giustizia è indicativo e sintomatico di come la politica sia lontana dai bisogni dei cittadini. Ed il fatto ancora che si parli di riforma della giustizia esaltando il problema delle intercettazioni e considerando stringente ed assorbente il problema della separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero è un'altra indicazione sintomatica di quanto siano lontani i politici dai cittadini. Il problema per i cittadini non è la separazione delle carriere, il problema per i cittadini è la durata dei processi. La durata dei processi incide pesantemente sull'affermazione di un diritto in sede giurisdizionale. La durata dei processi ha determinato in questi anni una quantità gigantesca di sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia. La durata dei processi e la difficoltà nel recupero del credito sta determinando anche una restrizione del credito nei confronti delle imprese, perché tra i fattori di rischio le banche considerano anche la lungaggine delle procedure esecutive. Se io presto i soldi a una persona che non me li può restituire, io impiego 10 anni per trovare giustizia. È questo il dramma della giustizia, è questo il bisogno di giustizia che rivendicano i cittadini. E quindi processo telematico, più strutture, maggiori risorse, semplificazione delle procedure e dei cavilli giuridici, questo si aspetta dai cittadini. I politici cosa fanno? Parlano esclusivamente di quello che interessa loro, la separazione delle carriere, perché i politici vogliono governare l'esercizio dell'azione penale, le intercettazioni, perché i politici non vogliono essere indagati, e Berlusconi ha già detto con chiarezza che intende presentare un disegno di legge per impedire che le intercettazioni possano essere utilizzate nei reati dei politici contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione. Tutto questo non fa che aumentare il divario. Io sono preoccupato perché c'è il rischio che se la politica continua a comportarsi in questo modo, le persone che non andranno a votare alle prossime elezioni diventeranno ancora di più rispetto al 50% di qualche giorno fa in Abruzzo. Diciamo che quindi c'è bisogno, questo è sicuro, è lampante, è palese, c'è bisogno di una riforma della giustizia, però bisogna vedere in che termini si fa questa riforma. Insomma, ma bisogna pensare ai problemi dei cittadini, non ai problemi dei politici. Se continuiamo a fare le riforme solo per pensare ai problemi dei politici, non considerando il disastro che il Paese sta vivendo, determineremo una scollatura definitiva, irrimediabile, che potrebbe produrre anche delle conseguenze che in questo momento non riusciamo neppure a immaginare. Sotto questo punto di vista siamo sulla china del baratro, perché sì, la gente ora comincia davvero a non farcela più sotto il profilo, si rassegna, e la rassegnazione è una brutta bestia.